Consiglio, nel quale sono intervenuti tra gli altri anche la Presidente della Commissione Ambiente De Robertis e il capogruppo del PD in Regione Ceccarelli, i quali ci hanno messo di fronte a un dato di fatto, ovvero che la Giunta regionale non prenderà decisioni in ordine ai rifiuti speciali, che saranno invece appannaggio degli uffici tecnici. Rifiuti speciali che rappresentano una parola chiave, perché il gestore di Potere Rota ha chiesto un ampliamento proprio su questo. L'altro dato di fatto ce l'ha fornito l'assessore Monni, che in un articolo uscito lo stesso giorno del Consiglio Comunale sull'edizione fiorentina della Repubblica ha illustrato il futuro piano regionale dei rifiuti. Un piano che parla di impianti tecnologici, di trasformazione dei rifiuti domestici in rifiuti speciali, quindi di nuovo questa parola chiave, rifiuti che verranno stoccati e trasformati da soggetti privati che avranno la libertà di decidere dove stabilire gli impianti, di concerto ai comuni. È chiaro che un'impostazione di questo tipo non può essere accettata, perché apre la strada, anzi un'autostrada, alla permanenza della discarica di Potere Rota per altri 20, 30, 40 anni. E le liste civiche chiaramente ribadiscono le posizioni tenute ormai da tempo, quindi chiusura entro il 2021, no all'ampliamento, la previsione di una legge regionale ad hoc che riconosca degli indennizi per San Giovanni Valdarno, e ovviamente un'opposizione anche di fronte a un sistema di gestione dei rifiuti che vedrebbe prevalere il soggetto privato nella determinazione del luogo di trasformazione e stoccaggio dei rifiuti. Ovviamente le liste civiche confermano la propria disponibilità a appoggiare e sostenere, se non promuovere, iniziative di tipo popolare, di mobilitazione di cittadinanza per riaffermare la volontà di San Giovanni Valdarno, ovvero no alla discarica e chiusura entro il 2020. Quindi un'altra manifestazione, cosa simile? Questo lo scopriremo solo vivendo.